le nostre mascherine di Capitan Papà. Oh ragazzi, guardatela! Ragazzi, se sabato volete un nuovo prank o a mamma o a papà, arrivate a 15.000 like e sotto nei commenti mi dovete scrivere a chi volete il prank, se a mamma o a papà. Buona visione! Ciao trollini, qua è Peppius, benvenuti in questo nuovo video. Oggi felpa di Grifondoro, questa l'ho comprata da Londra con Graziana. Infatti siamo tornati veramente in tempo, noi siamo tornati il 7, poi l'11 è successo tutto ciò che doveva succedere in Italia con la quarantina, quindi per fortuna ce l'abbiamo fatta. Spammiamoci subito, se vi va su Instagram ci sono le storie, perché abbiamo visitato tutti gli Harry Potter Studios, è stato spettacolare, ci sono le storie in evidenza, se volete andarle a vedere mi raccomando andate. Però oggi siamo qui perché dobbiamo fare dei life hacks su TikTok, vero pa? Certo, sì. Il primo che vi faccio vedere è veramente facilissimo, non ci avevo mai pensato in vita mia. Infatti ragazzi, come potete vedere da questo TikTok qua, è una cosa veramente semplicissima, serve per fare una spirale perfetta. Ora ve lo farò vedere, non ci avevo mai pensato. Infatti guardate, questo è il mio vecchio iPhone 10. Guardate qua, se io lo faccio girare non gira. Se io ora qui ci vado a mettere la moneta, che deve restare al centro più o meno, il telefono dovrebbe girare. Riuscirà? Non lo so, io spero di sì. Uno, due. Oh, questo funziona. Per ora vi faccio vedere qual è lo scopo di fare questa cosa. Allora, io sto su Instagram, ho fatto una foto onira. Ora, facendo girare il telefono, dovrebbe fare una spirale. Farà? Non lo so, siamo pronti? Uno, due. Che cosa ho sbagliato? Allora, riproviamo. Raga, non è possibile, iniziamo con queste cose che non mi riescono. Ma perché è giusto a me? Passiamo. Raga, passiamo al secondo. Quanti di voi hanno provato a fare questa cosa gli anni scorsi? Che ora mi è riuscito incredibilmente. Non doveva riuscire, però è riuscito, va bene. Se a voi non riesce, vabbè, sta riuscendo sempre, ok, non dovrebbe... Cioè, le cose che non dovrebbero riuscire, mi riescono! Questo non doveva riuscire, perché vi faccio vedere questo TikTok qua, dove vi mostro che se questa cosa non riesce, potete aggiungerci del sale. Aggiungendoci del sale, quando la bottiglia cade, dovrebbe restare sempre in piedi. Però siccome a me le cose vanno sempre al contrario di come dovrebbe succedere, ora non funzionerà, guardate. Allora ragazzi, io non so quanto sale bisogna metterci dentro, più o meno ad occhio. Diciamo che basta, proviamo. Anche se, vabbè, mettendoci del sale. Ragazzi, io non ho più parole per questa cosa. Ma perché? Perché loro riescono? Ok. Forse? Riproviamoci? La prova del 9? Se questo non riesce, ragazzi, può non riuscire tutto, ma se questo non riesce, che è facilissimo, io veramente do fuoco a casa e la quarantina la passiamo in mezzo alla strada. Allora, come vedete qui, questo dovrebbe essere semplicissimo, cioè ci serve uno strofinaccio, del detersivo, un bicchiere con dell'acqua. Allora, bisogna versare un po' di detersivo dentro, penso che basti. Dopodiché gli metto un po' d'acqua, mescoliamo. Più forte mi suggerisce papà dalla regia. Ci tengo a specificare che io sono diplomato in chimica, quindi se non riesce questo strappo il diploma. Ora che la schiuma è fatta, dobbiamo soltanto versarne un po' qui e soffiare. Ragazzi, se non riesce. Perfetto. Sta facendo, non ci credo, uno che riesce. Ma fa? No, vabbè. Sono più lavato di un piatto. Ragazzi, ovviamente non è l'ideale perché il detersivo non si beve. Quindi state attenti se lo fate. Mettiamolo tutto, tanto ormai. Intossicato, ma è riuscito. E non so perché dovreste volerlo fare a casa, però è carina come cosa. Raga, mo cambiamo. Vi faccio vedere papà al lavoro per proteggerci per le mascherine.
Ciao a tutti. Allora, guardate il TikTok qui. È una roba facile, no? Sì, è abbastanza facile. Però sinceramente lo faremo con lo Scottex, la carta che non si vede, eccola qua. Quindi non so quanto potrà essere tipo utile sta cosa, perché lo Scottex secondo te protegge? Sicuramente si bagna facilmente. Però almeno magari in carenza di delle vere mascherine. In carenza di mascherina non so quanto possa essere utile. Quindi bisogna piegare. Guardate ragazzi, imparate con Art Attack. E alternare prima da una parte, poi dall'altra. Vai. E l'altro, perfetto. Come si sta impegnando papà, guarda. Quindi a questo punto una lieve piega, prendiamo l'elastico. Vai. Lo inseriamo. Ragazzi è concentratissimo papà. Si spilla raga. E uno. E due. E ta-da! La nostra mascherina is ready. Cioè raga, papà mucciaccia. Cioè è Giovanni mucciaccia papà. È diventato Art Attack questo. Guardate qui. Uno. Due. Le nostre mascherine di Capitan Papa. Papà Yoss vi protegge. Raga, cioè se proprio è che non ce la fate, che state senza mascherine, dovete uscire, meglio di niente, avete questa cosa qua, un minimo, penso che vi può essere utile. Cioè alla fine, con tutte le cose che avete a casa, due elastici penso che li trovate. Secondo me questo possiamo dire che è riuscito. Il primo che fa papà è riuscito. Coincidenze? Che non credo. Non credo proprio. Allora raga, questo qui che vedrete qua è un TikTok molto famoso. Cioè si crea un pallone, si mette dello scotch, si buca e dopodiché l'acqua è tipo immobile. Dovrebbe, sì, un effetto ottico. Sì, sembra tipo immobile l'acqua qui accanto. E dobbiamo vedere se riesce praticamente. Però è un po' complicata la situazione, quindi proviamo, non si sa mai. Ok, allora raga, riempiamo di acqua. Mettiamo... Diciamo che non ha funzionato, riproviamoci. Ragazzi, ora vanno applicati dei pezzi di scotch, tipo il tris dovete fare con lo scotch. Da ciò che mi sembra di capire, più piccolo è il foro che fai con il palloncino, maggiore dovrebbe essere l'effetto. Quindi proviamo. Ragazzi, se questo dovesse riuscire, allora bisogna fare un forellino qui. Esplode il pallone, fidati di me, esplode. Non è riuscito. Allora, secondo me era troppo grande il foro. Sì, ragazzi, dobbiamo cambiare il taglierino perché il foro era troppo grande. Per un momento mi sembrava che fosse riuscito, poi è degenerato, quindi dobbiamo farne un altro. Vai, noi non demordiamo. Allora, dato che io sono abbastanza sfortunato in queste cose, lo farà papà questa volta. Magari lui è più fortunato. Abbiamo cambiato il pallone, quindi ora abbiamo uno rosso. Il forellino qui è più piccolino. Abbiamo preso una spilletta, così magari penso che può riuscire così, no? Spero. Sta facendo, guardate, guardate. Solo che non si vede molto bene purtroppo. Ok, vedete papà l'intelligenza, ha messo una cosa nera dietro. Ci sono due fori. Sta facendo, però secondo me potremmo anche ingrandirlo. Ha fatto soltanto questa parte, però meglio di niente, cioè almeno sta facendo un po'. Io mi ritengo abbastanza soddisfatto, poteva venire meglio, poteva venire più grosso. Poteva venire anche peggio. Poteva venire peggio, questo è l'importante. Ultimo tentativo ragazzi, col pallone arancione. E questa volta abbiamo uno stuzzicadenti abnorme. Quindi vai, uno, due e tre. Oh, questa volta sì. Questa volta sì. Ma siamo i king. Oh ragazzi, guardatela. È riuscita. No vabbè, è riuscita. Ma chi siamo? Guardate qua, cioè sembra immobile. È magnifica sta cosa, eh? È perfetto, poi ovviamente comincia a diventare acqua. Cioè è sempre acqua, eh? Ce l'abbiamo fatta! Al terzo tentativo! Sì! Sì! Eccoci nell'ultimo TikTok life hack. Ovvero, come vedete qua, questo è semplicissimo. Se avete l'alito che... vi conviene prendere un bicchiere dell'acqua, a quanto pare del bicarbonato. Quindi ora, prima di tutto riempiamo il bicchiere d'acqua. Dopodiché ci versiamo del bicarbonato. Agitare, colpire. Wingardium Leviosa. Dopodiché ragazzi, anche se c'è ancora un po' di bicarbonato dentro,
dovremmo profumare come delle rose. Che faccia brutta che ha fatto? Funziona o non funziona? Certo che funziona. Non lo vedo convinto. Non so perché, forse perché hai mangiato le cipolle prima. Quindi non funziona. Ragazzi, io spero che questi life hacks vi siano piaciuti e tra l'altro io sto cercando di tenervi compagnia in tutti i modi possibili, però restando a casa da solo, tranne che con i miei genitori, è un po' complicato perché non posso fare tante cose all'aperto e roba del genere, quindi spero che queste cose vi piacciono lo stesso. Mi raccomando, vi ricordo di lasciare like al video e di seguirmi su Instagram perché è importante, lo sapete, andatemi a seguire su Instagram e noi ci vediamo presto ad un nuovo video. Bella ragazzi!